insegnante che abbiamo portato, naturalmente, specialmente portato loro a noi e noi a loro nelle scuole, la possibilità di far conoscere ai ragazzi che sono il nostro futuro, il nostro domani. E io mi permetto di dire una piccola cosa, che se noi, io dico io, nell'ignoranza del non aver fatto degli studi, diciamo, naturalmente, spero di non essere proprio ignorante, ma nel senso che ho avuto le capacità di capire e di voler continuamente manifestare ciò che sentivo, naturalmente la mia famiglia è stata piuttosto molto provata e quindi non è una cosa facile parlarne, ma assolutamente Casale è piena di famiglie che ha più di una vittima. E quindi se abbiamo voluto portare avanti a testa bassa questa nostra voglia di poter vincere, magari domani, dopodomani, ma non mettiamo l'impossibilità quasi del tempo, mettiamo la nostra voglia di voler riuscire, di voler anche come esempio, è una particolarità mia, il particolare di pensare che i ragazzi che magari imparano più di quello che ho imparato io, se noi abbiamo dato l'esempio che se non combattiamo, se non ci ribelliamo, non da far guerre o violenze, assolutamente no, ma non capisco perché se qualcuno ha voluto guadagnare tanti soldi, consapevoli, quello è la condanna di Torino, è la consapevolezza di chi sapendo ha voluto continuare a far morire la gente, quindi noi giustamente ci rifiutiamo, non vogliamo morire, perché dobbiamo morire? Siamo pari a altra gente, quindi non è la differenza di chi guadagna e di chi muore, cioè è una bella differenza. Quindi io i miei anni ce l'ho, la voglia di combattere ancora ce l'ho e finché posso vado avanti veramente, Dio mi aiuti. E la consapevolezza che ho tanta gente attorno che mi vuole bene e questa per me è una grande forza e quindi mi vuol bene ma combatte con me, questo è importante. Grazie. Grazie.